Buonasera a tutti ragazzi, qui è il vostro Antani che vi parla. Stasera torniamo qua sul canale con un gioco nuovo, fra virgolette. In realtà siamo su PES 2, Pro Evolution Soccer 2 tramite emulatore PS2. Sono in compagnia di Luigi e David. Buonasera. Non Buonasera. so se si vede, spero di sì. Sì, si vede, però non una schermo intero, si Vedi, si vede fa così. in C'è quarto quadra. terzi. Sì, Normale. vabbè, com'è? Nel senso, purtroppo la qualità è questa. Sì. Allora, ragazzi, ci andiamo a iniziare la master. Poi magari ti dico come devi fare per modificare e mettere a 16 nomi, poi te lo dico. Ok. Allora, io direi che normale. Siamo O difficile, normale, va? sì. E Sì, va bene. se non valeva, non funzionano nemmeno gli analogici perché No, non no, no, c'erano. gli analogici qui vanno. Ah, per PlayStation 2, Sì. che è la versione PS1 allora che non... Allora, che squadra si prende? Vai. Prendiamo il Parma, direi. Una. Parma, vai di Parma, vai. Vai così. Vai con Gianfranco Zola e Combri, non è vero, già non c'era più secondo me. No, è campionato Master terza divisione. Allora, gestione squadra. Ok, infatti, iniziamo con ragazzi. Barese. Ivanov, Stromer, Daric, Valeri, Jorga, Cellini, Ximenez, Espinas, Miranda, Castello e Baroja. Mamma mia. Questa è la formazione. Allora, Cecil, direi Orlando. che Edicton per Mamma mia. Jorga, ma tutta la vita Edicton è più forte. Poi, ragazzi, Cellini è l'unico italiano. Vabbè. Che non è Chiellini, è un altro. Ecco, anche Bourget Boucher. non sarebbe male da No, mettere. c'era anche il Jord. Kelsen Sì, dovrebbe essere un portiere, esatto. Zamenhof pure c'era. Zamenhof in porta, sì. Allora, Bourget in realtà al posto di Ximenes. Va bene. Spettacolo. Io direi che la formazione questa potremmo anche, no? Sì, Poi, per... trattative. Ecco, conduci con giocatori gestiti dalla Com per ingaggiare nuovi giocatori. dalla com, mamma mia. Ah, va bene. Ok. Dalla computer Allora, Hoffman. tratta. Allora, abbiamo 3000. Allora, applica fuori per. Ok. Attenzione, allora. Chi allora, ci vorrebbe uno per, come dire, per ruolo. Ora, chi possiamo prendere? Chi possiamo prendere? Ah sì, ci sarebbe Toldone, Toldone. Direi Toldone, porta. Nel quale non è possibile intraprendere trattative. Ah, ok. Ho capito. Bene. Va bene. Niente, non possiamo fare trattative. Quindi, campionato. La formazione abbiamo già messa. Andiamo. Ajax Parma. Ah, computer on module. Computer on module. Cosa? Mamma mia. Com, dalla com. Ah, computer home. Ragazzi, ci sarebbe Capitani e Massimo Tecca. Cioè, io ho Mamma sentito prima la telecronaca. spettacolo. Bragdolmo, Batrelsi, cioè, sono tutti scritti male, eh? L'unico è Kivu. Chivo. Ok. Damose. Che
Che formazione hai messo? 2? È un 3-4-2-1, mi sembra. 3-4-1-2, qualcosa del genere. Daric. Barocca che... Vabbè, tiene palla, ma la spreca così. Chi? Trabelsi. Bragdo. Mamma mia. Gli Orange sono gli olandesi, eh? Bene. Galasek, mamma mia. L'accellino che chiude. I nomi li scrivevano così perché non avevano all'epoca i diritti per... Licenze, sì. Dalla Miranda. Castello. Ma lui, il campo! Era proprio a sezione... Barocca e vantaggio. Mamma mia. Madonna! Il vantaggio di Barocca. Hai visto il campo com'era prima? Non me lo ricordavo più. Vabbè. Top. Vantaggio di Barocca. Bene. I replay erano bellissimi. Sì, c'era anche la musica in realtà, ma io ho dovuto levarla. È normale. Vabbè. Miranda. Che c'era? Weaver Rocchio? No, quella era scena iniziale. Come colonna sonora, quella era di Queen. Rimessa laterale. Mamma mia, anche scritto, ragazzi, spettacolo. La come gioca questo Parma, attenzione. Miranda lancia lungo, attenzione, pazzito Espimas, pazzito, palla per Barocca, ha rischiato di gol, ma vaffanculo. Chi c'era anche Asprilia pure giocava nel Parma, no ora non c'è, qui non credo, no dico giocava anche nel Parma lui, per esempio. Faustino Asprilla, mamma mia. Crespo già non c'era più. Mi sa dovremmo alzare la difficoltà, poi. Vabbè, cioè. Crespo già non c'era più, non so. Editon, ragazzi, fondamentale. Poi si chiamava Adalton. Barocca! Mamma mia che parata al portiere dell'Ajax. Vicino al 2-0 il Parma. Tu sei visto parata? Ma parata proprio. Non erano di Pix quelli. No. Messi a testa di ciufolo come oggi. E la... è andato in pausa. Ah, ok. Scaricate le cuffie, sì. Esatto. All'alto sull'azione del gol. Vaffancuffio. Rimessa da fuori. Castello qui. Gran colpo di testa di Barocca e poi Castello manda in orbita. Comunque, tra l'altro, questo è anche buono per chi non capisce le regole del calcio, perché stava scritto pure. Attenzione, Orange 026 ammonito. Olè. Che cazzo è su Orange di 026? Si potrebbe essere Over dell'Olanda perché non c'erano le cose. Sì, Over Mars forse. Voglio vedere. Orantes 026. Mamma mia, Castolo che lotta, anzi Castello, perdono. Quando mai? Van der Vaart. Van der Vaart. Oddio, la Madonna santa, gran parata ancora di Torino. Van der Vaart, ragazzi. Allora. Mamma mia. Miranda, il cross. Il cross.
E Spimas in curva. Ha ammazzato un bambino in curva. Sì. Sbam. Sì, qui tiri da fuori, cioè erano impossibili, eh. Erano impossibili da fare qui i gol da fuori. Datela a Valeri. Comunque il PES è stato sempre molto più difficile di FIFA, comunque. Come gestione dei comandi, come anche come gioco, ecco. Cellini, andiamo Cellini. Almeno all'epoca, perché io avevo sia la FIFA che PES. Su PS1 è ancora sì. PS1 altro. No, vabbè, ma anche lì tra il gioco e il gioco erano roba immonda. Differenti. Erano roba immonda su PS1 2 FIFA. Allora. Ehi. Paglia Valeri. Certo, c'ho l'ultimo che è stato FIFA 2001. Porca di quello. 2003 è l'ultimo su PS1. No, ma io c'ho l'ultimo che ho. Io ce l'ho. Il 2003 ce l'ho sulla 2 io. E Spinas. No, ce l'ho sulla 1. Ma era una. Vabbè, dal 2000 in poi FIFA era puntato sulla next gen. È normale. No, è normale, no. Finisce il primo tempo con il Parma in vantaggio. Mamma mia, questo Parma sportiveggiando. Damos, eh? Castello. E che cacchio. Chissà se si possono rinominare anche i giocatori. Penso sì, di sì, sì, ma no, va bene. Già ho fatto le squadre. È un lavoro in mani. Sì, era un manicomio. Mamma mia, attenzione. Il cross. Si rifugia un calcio d'angolo il Parma. Attenzione perché si affaccia l'Ajax in area di rigore. Valeri palla al piede. Partito Valeri per il cost to cost. Miranda. Come direbbe una persona, e se ne va. Boucher. Che tra l'altro è live quella cosa. Eh sì. E Dicton. Il cross deviato. Calcio. Mamma mia, questo Parma che attacca. Miranda, il cross in bocca a Potir. Fa la stessa cosa, va bene. Che stai guardando? Macchine per la raccolta dell'inizio all'auto. Anza la tira. Pensavo che la gente toglieva no? Le mani. Non è che si mette, no? L'insalatiera lo stai guardando. Allora. Daric, mamma mia che anticipo. E Spimas che salta Kivu. Il cross. No! Ma perché ti sei spostato? Che l'ha fatto? No! Perché? Ha fatto la finta, attenzione. E che cazzo. Abami. Ma quello era fallo difensore. Ragazzi, Barocca. Mamma mia che salta l'uomo, Barocca il cross. Perché si sposta Castolo? Ma secondo me non ci arriva, può darsi. Mamma mia, ancora Barocca però con questi dribbling così. Ecco. Stremer regala la rimessa. Oh, no. Era quasi impossibile. PS2 per PS2, eh? Sì, PS2.
Non vi posso dire nemmeno, non posso dire il nome dell'emulatore, ma potete immaginarlo. Ma lo sa, sì. No, vabbè, ce ne sono parecchi, però il migliore è quello. Però su PS2 c'è solo quello, su PS1 c'è parecchio. Sì, ma i migliori sempre quelli sono. Ah sì. Van Verte. Se è normale che uno, se vuole giocare titoli PS2 sulla console Sony, non ci può giocare, deve giocare tramite PC. Esatto. Diciamo che abbiamo una PlayStation 2 su PC. No, dico io, chi ha la PS2 non ci può giocare, quello che scusa, chi ha la PS2, chi ha la PS4 e la PS5 non ci può giocare. No, se ha la PS3 sì. Cazzerei, perché porca leva, una console Sony, te me la dovresti dare. Posso la PlayStation 3 sì. Non posso giocare a titoli Nintendo, non posso giocare a titoli Xbox, va benissimo. Cazzo, titoli tua Sony, fammeli giocare sulla tua console. No. Comunque sulla PlayStation 3 potevi giocare sia la PS1 e PS2. Sì, la prima versione, poi l'hanno tolta l'OSE. Ah, l'hanno tolta dalle altre versioni? Solo la prima versione aveva l'emulatore con la PS2. Tutte le altre con la PS1 c'era, però con la PS1 è stata tolta. Vabbè, va. Perché la console infatti costò all'epoca 600 euro e per quello non la vendette poco. Infatti poi per abbassare il prezzo l'hanno tolta. E di lì poi Sony ha preso per mia, aveva fatto una serie di rimpalli incredibili. Allora no. Ah. Allora vediamo. Dai, portiamola a casa questo la cipolla. La cipolla? Sì. Varg Dolmo. Era un giocatore, si chiamava Cipolla. È uno stupido che andò da, come si chiama, quel programma di Amadeus. No, Amadeus stupida, lui qui che era stupida. Ma no, questa non va bene perché mi dà È Daniele Cipolla, voglio dire. Poi c'era anche Mario Italo Cipolla. Ok, facciamo che e giocava nel una Miranda! Miranda! Okay. Mamma mia, il portiere dell'Ajax ancora una volta. Allora, Manolio Mario Italo Cipolla ha giocato nell'Ambrosiana prima di chiamarsi Inter. Poi Inter, Como, Perugia, Alessandria, Pavia, Como, Pavia, Varese. E adesso fa l'allenatore nella San Mental Monza. Allora, ragazzuoli. Ma questo è nel 1959, poi penso che mi è smesso. Ma ragazzi, bisogna andare un po' a vedere chi prendere. Vai. Allora, turno 2. Vediamo un po' contro chi siamo. Contro l'Amburgo. Contro gli Hamburger? Cioè Spinks. Ahia. Fulker, Matriz, Prager, Alberts, Cardoso. Allora, chi mettiamo un attacco al posto di Baroja? Io direi Orange 102. Direi Orange 102. È una italiana naturalmente. Vai. Direi. No, è questo qui. È questo. Vai, seconda partita. Parma Hamburgo. Ci si capisce un cazzo, non è in italiano, è in olandese, porca leva. Il mio olio. Macchine italiane. Un attimo, ragazzi. Sì, sì. Un po'. No, mi interessa. C.
ce ne hanno squadre italiane. Che entrano in campo. Ecco. Pardin si chiama. Parte Paolo. Mamma mia. Oh. Ah, in italiano, vaffanculo. Gioca Wii Falugi, fra l'altro. La madonna. Barberaz deve essere Berbatov, mi sa. Non ho trovato questo Rangers 014, sinceramente. Cazzo, dai, apiti. Oh, sì, Babia, sì, come salta l'uomo Orange 102. Miranda in tribuna, però bella azione del padre. Orange 102 che inventa. Poi Miranda spara in curva. Segna, scava abbastanza, se me ne raccolta non c'è. Cazzo di metti che c'è e poi non c'è, porca leva. Ximenes. Cazzo si chiama. Mamma mia. Edicton, poi dai Edicton, bravo, mette fallo, ma stava ripartendo l'Hamburgo. Wiggins si chiama Orange 602. Chi? Wiggins. Sì. O Willens, come veniva chiamato. Willens lo chiamavo. Willens. Si chiama Wiggins. Ah, voi dite come riferisce. Papà via. Non ce la fa passare. Qui fa luci. No, niente. Orange 014 non mi dice niente. È quello di l'Hamburgo. Da cazzo. Alberts. E affanculo, non la salvo, affanculo. Oranges 102. Ah, dai, aia. Due contropiede. Daric saltato e per fortuna sbaglia. Oh madonna. Abbiamo rischiato. Parecchio. Daric a vuoto, poi grande Cellini che forse lo spinge un po'. Cellini, number one. Salva Castolo o Castello. Castolo si chiama. Qui si chiama Castello. Castello. Strome, Stromer, come Stromer. Cazzo si chiama? Gioco con Stromer, Daric. Grande Strome. E Valeri. Faceva gol lui, il difensore faceva sempre gol lui. È di testa. No, gol normale da calcio d'angolo. Non di testa, tirava anche da fuori, faceva corso sempre lui. Lo proveremo allora. No, vabbè, giocavo, mettevo come difensore. Un difensore non era un granché, però... i gol li faceva, poi magari mi ricordo quella partita lì vince 4-3, mi faceva doppietta, però poi ne subivi due. È giusto che sia. E Cellini da dietro. Ah, Eric Meyer e Oranges 014. Ok, alla più fatta salvo. No, rigore. Ah no, punizione dal limite. Punizione, cazzo, male. Capito? Orange 014 l'Hamburgo e Eric Meyer. 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 Non lo so. Comunque qua ci sono i nomi, per c'è Bobby Petta The Celtic che è Orange 108, The Rangers è Rixen Conteman. Conteman, con sì, Conteman. Poi Moz. Per Chelsea c'è Zenden, Hogard,
il giocatore che era Zender. Io non vedo da riprendere la patch, sperando che vada su PC. Perché... attenzione, c'è Aston Villa Boateng. Orange. Io magico, le do un consiglio, tanto non costa nulla. Si iscrive al canale dei Dex, eh? Ogni tanto, se ti interessa veramente, che fa, porta, cioè, facendo quella famosa patch che lamenta sempre. E ogni tanto fa, ha fatto dei, come si chiama, di contest dove la regala, quindi senza pagare nulla. Chiaramente devi indovinare il risultato, però. Certo. Oh, dell'Ajax che c'è Grimm, Van de Vaart, Van Aalst, Van de Meijer. È arrivato lì. Allora. De Clare, Valdegan, Ose, Stekelenburg e Itinga, mamma mia. Vediamo un po' come si porca fortuna che gioco. Niente, partita equilibrata. Grande Ivanov. Dai, così di sportiveggianza con le mani. Si fa. Si menessa. Anche l'effetto della pioggia da lì, no? PlayStation 2, eh? Wow! No! Si salva l'Amburgo. Fulcar che chiude, ma gran palla qui, eh? Eh sì. E ogni volta che si sono i calci piazzati. Dai, le cross. I calci piazzati appare la cosa, il menu. Opzione. Sì, perché io sono abituato schippa, sì. Non puoi schippa qui, no. 0-0 primo tempo. Inizia il secondo tempo, poi non abbiamo neanche provato mai a fare dei cambi, sinceramente. Potremmo provare. No, c'è lì. Dove vai? Che cazzo fa? Mamma mia. Attenzione a Boucher. Era passato il pallone. Ecco, maglia Ditton. Bravo. Che recupera così, andiamo. Willens. Mamma mia, finta incredibile di Willens. Poi passaggio in mezzo. Niente da fare. Stromer. Oh mamma mia, com'era lento, porca puttana. Daric. Andava a 5 all'ora. Cellini che dai movimenti mi assomiglia a Pirlo in una maniera. Come si muove Cellini? Mamma mia. Preger, no, va bene, è tornato addosso. Vedi che culo. Mamma mia, il lancio per Willens. Che prova a saltare Uifaluji, lo salta così, ancora Willens. Pazzito Willens, infatti, perde palla. Era troppo. Pazzito Willens. No, Berbatov. Mamma mia, palla fuori. Che sportiveggianza. Willens. Oddio signore. Come ha fatto a sbagliarla? Porca di quella vacca. Porca troia. Vabbè, questa si è mangiato un gol incredibile. Incredibile, amici. Cosa può succedere? Mm.
Ah, se che tacco ci ha fatto. Mamma. In area di rigore. Ma va a fangulo. Ah, finisce 0-0. Spinto Preger. Strong. Oh madonna, ma il ballo qui. Mamma mia, Strom è di giustezza. Lo ha ucciso, non era fallo. Come cazzo è che non ho visto sto figlio di morte. Meraz. Ecco fatto. Eccoli. Il vantaggio dell'Alburgo con Meyer. Abbiamo perso una fallaccia. E ci ha punito Meyer. Comunque, il giocatore che tu dicevi, come si chiamava, Strunzo? Madonna santa, troppo! Quella della Germania? In realtà si chiama proprio Thomas Strunz. Ah, beh. Sì, si chiama così, allora. Germania Ovest, attenzione. Ah, boh, quando la Germania stava ancora il buon ora di Berlino. Ovest, est, est, ovest. Germania PES. La divisa in Germania PES. E Germania FIFA. Chi vincerà? Chi vincerà? Entrambi, io ho la sportiva e Jones. Ehi, è ultimo uomo, eh? È rosso. Nulla? Come nulla? Forse stavi defilato? Può essere. Oddio cane, che culo. Non mi ha toccato la gamba, se no era rigore. Vero Dio, mamma mia. Sì, vabbè. Porca puttana, Miranda. Che arriva al tiro. Miranda e Marsh. Mamma, questo era rigore, però. Era rigore. Calcio di rigore. Mi dici quando non c'era l'albero. Wow, gran parata del portiere dell'Amburgo. Mamma mia. Quando non c'erano gli arbitri e sentivi solo il fischietto. Ti vado cazzo sto. Eccolo. Finisce qui 0-0. Palla al centro. Sì, magari vince l'Amburgo con il gol di Meyer. Peccato. Che partita equilibrata. Aspetta, io non ho visto sto gol. Aspetta. Quanto ha segnato? Punti totali acquisiti meno 267. Beh, parte proprio boom. Allora, chi potremmo prendere? Io volevo prendere Toldo, volevo prendere Carboni. Avvia trattative per trasferimento. Carboni. Allora, trattativa in atto.
Punti 6500. No, 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 no. Aspetta. Ah, no, perché questo andava a punti, non andava a soldi. No. A nulla, che costa troppo. Chi potremmo andare a prendere? Vediamo. Allora, PD. A te che ti serve? A me mi serve un po' di tutto. Allora, potremmo prendere, per dire, Chiesa in attacco non sarebbe male, per dire. Ma sì. Allora, proviamo per Chiesa. No, oh, c'era anche Tarozzi anche. Tarozzi. Proviamo a prendere, non so, Maurizio. Maurizio taglia la tela. Vabbè, mi dico taglia. Serginio, attenzione. No, ma Serginio è la moda del Milan. E però Schmeichel. Porca puttana. Tanti punti. Tu quando ne hai? Allora no, qui c'è un problema di fondo. Ho sospeso le trattative perché c'ho troppi punti. Ah, ok. Allora, Parma Fiorentina, attenzione. Contro la Fiorentina. Maninger, Moretti, Adani, Torricelli, Pierini, Aramel, Baronio, Chiesa, Di Livio, Marco Rossi, Armanio, mamma mia. Armanio. Giorgio Armanio. No, quello è Armani. Vorlander. Vorlander. Porca puttana. È un difensore, Vorlander? Eh no. Ma sti cazzi. Allora, scusa. Ma subito. Cioè. Poi c'è, scommette che ce n'è di più forti i portieri. Aspetta, Ivarov. C'è Kelsen, porca troia. che cazzo. Mamma mia. Si vince ora, un fatto a un'era formazione a modo prima, poi quello non vince. Porca puttana. Che è sta roba? Chiudi. Ha messo un video, un piccolo video, quello lì della mappa. Ma sta rompendo coglioni in queste notifiche, e non so nemmeno come levarle. Neppure. Ma prima che sono scritto, appunto, quale va. Vabbè, che vuoi che sia? Special track quindi su Roulette of Mad Mountain. Che cazzo è sta roba? Ricelli. Mia, subito la Fiorentina. Ah, è uno che ha fatto un video, ma vaffanculo, io lo sto anche guardando. Edicton. Allora, andavamo qua. Poi. Ah, si passava. Avvolgente del Parma, attenzione. Wow. Boric, poi Kelsen senza tanti complimenti. Ah.
Allora. Baronio, madonna, ma chiuso. Cellini. Cellini, il destro. Mamma mia. Che non è andato lontano, eh? Oh, molto vicino, eh. Rivediamo. Dio. Cellini. Come lo chiamano commentatori inglesi, Cellini. 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 Ah, Chiesa! Mamma mia! Porca Eterno mia. Della rete! Per Enrico Chiesa. Mamma mia, Kelsen non ci sarebbe arrivato. Sì, Federico. Magari ancora doveva essere concepito. Enrico, ho detto. Ah, io Federico. Secondo me ancora doveva essere sposato. Non mi ricordo di che anno è figlio. Sembra del 99. Può essere. No. Nel caso fosse del 99. 97. E allora aveva già. Eh no, allora già aveva figliato. Già esisteva. E aveva allora 97. In difficoltà. 5 anni. Porca miseria, che palle. Cellini. Mia, questo passa e poi di Livio, gran chiusura. Il soldatino di Livio. Cazzo fa. Oilens. Vai. Espimas, attenzione. Se ne va, solo fascio. Oilens. Mamma mia. Il castello non ci mette la testa. No. Cellini che sbagliano. Cazzo, cioè. Valeri immenso. Ehi, era fallo! Ma come? Ma dai, saltato di netto, ma porca puttana! Era fallo tutta la vita! Assolutamente! E anche il cartellino giallo! Ecco, no! No, 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 castello! Mamma mia, che cazzo oh. Devo... Salta l'uomo, attenzione, il pallone per Castello in area di rigore. Fa una scelta. Eccolo lì, il gol di Miranda. Come cazzo ha segnato? Il Parma sblocca il risultato. Mico Miranda. Castello, c'era cantando, palla in mezzo di mamma mia, di esterno sinistro. Da film, mamma è da mia. Guarda là, pa. Cioè Castello rientra e poi tac tac, incredibile, cioè, lampi che di fare. Classe Armanio, mi sa che come si chiama, ciao Marco Adriano. Ciao Marco, questi sono i giochi indimenticabili, sì. Cioè, pensa, c'ha proprio 20 anni su gioco. 2001.
Mikkelsen. Cellini for president. È l'unico PES in cui c'è Cellini, perché poi l'hanno levato. Ah sì? Perché? So perché. Ah, va bene. Mamma mia. Il gol è stato stupendo. Oh. No, voi, a questo che lo sto facendo. Non ho capito. La manda logicamente a fanculo. No, a te, quello che sto facendo ora. Cioè, nulla, via, insomma. Ah. Allora. Castello, ehi, amico. Mia ed Itton che allarga il gioco. Jimenez, bam, porca di quella vaccas. Chiesa. Oh. Enrico. La goccia. Vai, vada al Baronio come ne salta tre. Pierini. Attenzione. Il mister laterale, attenzione. Io credo che la caccio tanto, lui no, non sa quello. No! Mamma mia, Kelsen! Poi, porca troia! Porca puttana, che parato! Cattotto! Che appoggio! Dalla testa di Adriano! Mamma mia! Kelsen vola, letteralmente, a salvare il risultato ancora. Qui Kelsen, centrale. Ha fatto un passaggio di culo, mi sbaglio. Sì. Tacco non volendo. Amaral. Poi Armanio. O Adriano, come dir si vuole. Armanio. Ehi! Adani che stoppa male. Attenzione, Willens in contropiede. Willens. Si ferma, la palla è per Castolo che salta Manninger. Mamma mia, e poi chiusura di Barolo in calcio d'angolo. Qui bravo Castolo a saltare Manninger, però poi non trova più la porta. Pure in tifo non era male. Il tifo. Mamma mia, Manninger in un'uscita abbastanza discutibile. È andato un po' a farfalle, ma ha avuto un culo. Dai, poi Kelsen, con calma. Vuole anche un caffè? Poi, la rinvii con le mani, ehi. Va bene. Ho voluto rinviare per forza. Detto dite no. Cosa fate tra tutte e due? Non mi... Dio di Kelsen. Quindi con i piedi non va bene con i mani. Espinas. Espinas che lascia sul posto Moretti. Espinas il cross. E Manninger. Saltato di netto Moretti. Così. Ed Itton. Poi Castolo. Castolo, vabbè, chiuso. Le vecchie trombette Vuvuzela, vabbè. Vuvuzela. Chiesa, calcio d'angolo. Entra Tarozzi, esce Di Livio. Marco Rossi, il cross, il colpo di testa e la traversa. E poi Kelsen sulla linea. Ha rischiato anche l'autogol perché stava entrando. La traversa della Fiorentina al 79esimo. Baronio, Daric. Mamma mia che salta l'uomo. E se ne due va. Due volte, attenzione. Dove va Daric? Ecco. E poi sbaglia il passaggio.
in due, voglio dire. Ecco, che bello. Ximenes, poi mamma mia, di classe, poi chiuso Cellini, brutto il fallo, eh? Uccellini. Di uccellini? Uccellacci uccellini. Di Cellini. Bonucci. Che poi bello, no? Che Bonucci ci mettono il CK. Bonucci. Bonucci. Cellini. Mamma mia. I grandi commentatori stanno. Bonucci. Cellini. E a Bucchi come lo chiamava? Bucchi. Non vogliamo sapere nient'altro. Bucci. C'è bastato quello che ci ha detto. Ecco. No. Buccini. Buccini. Sì, e finisce qui e Parma. Due vittorie e una sconfitta. Mamma mia, cioè ragazzi. Io invece mi ascoltavo quando... Gol di Miranda al 42esimo. Quando c'è il Napoli che gioca su Cosola, come si chiama? Su DAZN, no? me lo ascolto il rumeno. È spettacolare. punti. Castello e Castoio. Castello sarà Castello, penso. Vabbè, penso. Aspettate, eh? Vai, vai. Parabam, parabam, parabam. Parabam, parabam, parabam. Pereperem, pereperem, pereperem. Allora, andiamo al turno dove, che tanto... soldi che abbiamo. Vai. Era la Formula 1 questa qui. Ragazzi, metto un attimo sul divano, eh. Allora, vai, vai. Ci abbiamo Bourget che praticamente è morto. Ah, attenzione, ci abbiamo diversi in forma. Spartak. Anche Miranda è un po' cotto, eh? Boronav, mamma mia. Vasilisk. Cav. Ah, si sarebbe Oswald. Mamma mia, me scalzo. No, no, no. Attenzione, Jorga. Servi, mamma mia. Allora, Warlander, come abbiamo detto. Ma c'ho da cambiare la formazione, perché... si prova un attimo. E niente, 3-5-2. Il 5-5-5 non c'è, il Motola Farfalla non c'è. No, Motola Zons, cioè come cazzo ci pare. Ma prima all'Amerigo Atlantis, Sparta, Parma. Amerigo Atlantis. Miranda che riesce a prendere subito così un gioco Barocca. Perché non fanno un gioco così sulla next gen? Perché non lo faranno mai? Cioè, voglio dire, Barocca che salta l'uomo così e poi prova la conclusione. Non va. Però come l'aveva saltato con una serie di finte. È troppe, Marco, troppe idee, troppe cose, troppo gameplay, troppo pompa di grafica pompata, troppo
Attendi, i peli del culo del tuo capitano non lo puoi vedere. Che scusa, sembra una cosa interessante. Ecco. Ma si può vedere. Castolo! Mamma mia. Mamma mia. Castello. Pardon. Troppi pensieri, troppo gioco perfetto, quasi perfetto. Mamma mia. Alto di un'era geologica. È molto sensibile comunque, il tiro. Molto, troppo forse. Non lo puoi nemmeno equilibrare perché. Dai. Mamma mia, lo Spartak che attacca. Selvi? Kenzo. Basta! D'accordo? Le Sparta! Mamma mia, è Spimas! Che salta l'uomo! Ancora è Spimas! Il cross, il colpo di testa di Baroka! Oh! Che cazzo di colpo di testa ha fatto? Spimas, il cross colpisce un po' troppo forte Barone. Non capisco che a posto della testa ha il piede, perché ho tirato una bomba. Ehi, dove vuoi andare Barone? Vabbè, vai. Famoso stop a inseguire. Ce lo vedete a Roberto che fa un gameplay di genere? Mamma mia. Ha gonfiato il pallone. Ha gonfiato il pallone, ha scritto. Poi la spinta di Cellini. Buona. Ok. Dalle signore del terzo piano ringrazio. Kelsey. Daric, brutta palla persa. E grande Valeri. Mamma mia. Ehi, fallo, eh. Cellini, che sbaglia, la Vasilisk. Olivera già non c'era più, nella Fiorentina. No. Perché, scusa, è un bel giocatore. Non ho capito. È una pineta. Oliveira nella Fiorentina già non c'era più nel 2002. Mamma mia, il palo colpito da Castolo. Vorlander. Ehi, bravo. A chi l'ha passato, scusa? Vada là Vorlander che recupera il pallone. Attenzione. Visto come l'aveva saltato col passo corto. Titov. Tristezza sentirlo muto però. Selvi. Io penso che la Titov si dovrebbe essere Titov. Come quello l'astronauta. Volatov. Boronov. Fuori gioco. Tito. Ah, non mi ricordavo, alzavano anche la mano per chiamare il fuori gioco. Non avevo visto. Sì, come vedete però non c'è l'arbitro. Vabbè, questi era meglio, ma oggi non servono gli arbitri, devono solo a dar fastidio. Si rischia. Questo era fallo, eh. Spartak che ha alzato il ritmo. Ah, ok, chiede per te signor Antani. Marco, in PES 2021 si può scegliere un campo fatto così, nel senso non tutto quadro, ma sì, c'è. Sì, ci sono. Ci sono.
Ciao Marco, non ti ho neanche salutato, abbi pazienza. Dalic. Mamma mia, che progressione, che giocatore. Altro che Benevento. Astolo ancora bloccato. E Miranda spinge. Che fa? Tampina? Boronav, Boronav. Sappiatelo che se tiri in diagonale qui è gol sempre. Metti in diagonale all'angolo e gol. Ha detto che non sa come si fa a scegliere. No, ma non è che scegli il disegno del campo, c'è dei campi fatti così, ora non mi ricordo quali. Ok. Ci sono anche risultati parziali, se non l'avete visti, quando una schermata di pausa. Sì, sì. Prossima partita magari ci si ferma e si guardano. Non lo so sulla Master come si fa a scegliere il campo, non penso che si può. No, sulla Master non penso. Già tanto se te la fanno scegliere nella partita normale. Rimessa laterale. Cellini. Bello questo scione, Weed, Dinamite e Wolves. No, che fai, Spinas? Recupera palla, poi ancora Cellini che non c'è. Vabbè, dai, non ho fatto niente. Basilisk, che per fortuna. Aspetta. Dai. Allora, oi. Sì, è fatto. Sì, fa un casino. Poi c'è da fare un'altra cosa, ma cioè, in realtà c'è da fare ancora. Ma tirato su tutto il calendario delle lavorazioni, ci ho perso due ore. Vaffanculo, accidenti a noi. Ah, oh, io mi vedo tutto il calendario delle Madonne Santi Vari. Anche? No, ma è quasi, guarda, perché... alcune cose mi sono dovute non inventare ma quasi è un realistico. Simenes, Bulatov che rischia, voglio dire Chuis, grande ditto, però aiuto nemmeno, dicono devi andare qui per prendere, no devi, vai, tanto me le sono scritte su un foglio, poi domani le riscrivo. Molto base di Madonna. Asfaltato. Un buco d'angolo. Col cazzo ha salvato. Sta succedendo un casino. Ah, Top Secret forse intende che stanno lavorando su quel progetto di lui. Ah, ok. Ah, in pratica dice che la mappa esce quando esce da 1.40 RTS. Mi
Miranda, attenzione perché sbaglia lo Spartak. La mappa lì a Prato, se non mi ricordo. Tu l'ho usata una volta la MH, ma... Sì, ma l'hanno messa a Prato. Ah, ok. Valerie. Taric. Camminava dentro l'altro giocatore. Ah, scritto, realisti Crash Zone Run Contest San Giorgio. Sì, certo, ma non mi interessa a me se mi articolo. Perché lui è uno di quelli di questa, perché ne rammetta sempre di questa capro di Amma e capro. Sì, io penso che faccia parte dei programmatori di questa mappa. Non è brutta, oh. Però no, vabbè, vabbè. Barocca, mamma, mi ha aspettato troppo a tirare. Porca di quella vacca. Ma per visto ci stiamo, facciamo anche questa, così poi domani devo farla, no? Fatto di scarpa. Miranda ammonito. Merchiarlo. Allora, vediamo un secondo. Aspettate. Ah, ma c'era l'arbitro. Ah, allora ho capito che cosa faccio. Praticamente l'arbitro c'è, però guarda la partita e dirige, sì, da fuori campo. Poi quando deve ammonire arriva e ammonisce. Cambiamo coppia d'attacco. Il terzetto d'attacco tutti via. Quindi andiamo. Andiamo a vincere. Andiamo. 76 minuti. Ah, così si fanno. Wow! E lo Spartak vicino al gol del vantaggio. Con Selvi. Con Conceição. Guarda lì. Oh, di poco, eh! Di poco. Ostwald, il passaggio per Njord, era buonissima la palla di Ostwald, mamma mia. Oswald, come si chiamava, sì, nei pass precedenti. Oswald. Basilisk salta l'uomo, Titov, e cavolo, vabbè. Njord, partito Njord, Njord la parata, poi Uylens, mamma mia, il portiere dello Spartak, come cazzo, clamoroso, clamoroso quello che ha preso, due volte, gran tiro di Njord, e fin lì, vabbè, bella parata, però, lo figlio di Njord, il vero miracolo l'ha fatto dopo. Il portiere, mamma mia. Che parate che ha fatto. Cellini. Uylens. Uylens. Stavolta però c'è il Parma che attacca. Attenzione allo Spartak e contropiede. Niente da fare. Minuti di recupero, attenzione. Sì, e finisce qui 0-0. 0-0. Abbiamo visto la partita, la classifica, scusate. Andiamo a vedere perché sarà interessante. 134 punti, va bene. Allora, vedi informazione, tabellone, classifica. Allora, siamo secondi a 7 punti con il Marsiglia, poi l'Aston Villa è primo con 10, poi abbiamo Ajax Hamburgo a 6, 5 lo Spartak, 4 la Fiorentina, 0 il Palmeiras. Quindi è corta, la classifica è corta, corta, corta. A quanti punti ci arrivo? Ah, non lo so, non ho più pari del... Non mi ricordo proprio. Prima contro seconda, Aston Villa. Vabbè, contro... vai. Parma. Salvatela, eh? Oppure fai solamente una live. Cosa? Di questo. Non lo so, ora vedo.
Allora, Bourget non ce la fa, Ximénez, donna Miranda è morto, come alcuni giocatori non sono molto in forma. Schmeichel, Thornton, I pay, forse. Wright, Delay, Jai, Ginola, Gino, Lochcock, Vassell, Merson, ah, Orange. Vassell era una bestia, Vassell. Ammazza. Vassell. La Chuk. Olangi 107. La Chuk dovrebbe essere. Il Chuk. E Spinas. Bel passaggio di Miranda. Riparte. Bella, Aston Villa. Vassell anticipato. Poi ancora Miranda. Mazza. Ginola. Orange. Merson. Ehi. Bandera. Ne manda a vuoto due. Due? Meno male. Sono contento. In perfetto sincronia, Orlander. Ehi, Lachuk. Bravo, Orlander di forza. Poi Cellini. Ma questi vanno a terra anche mentre gli scudi, infatti. Bello. Ed è giallo per Orange 107. Castello. Right. No, ma con Dio non dirò bello. Ha rischiato la Aston Villa, poi Parma che era andato in possesso di palla. Dalic. Vai, vaffanculo. Basta. Oh. Scusa, guarda che c'è ancora tempo di via domattina alle 8. Guarda, subito, non dormo stanotte, mi fa piacere. Fossi all'acqua e lavoro faremo, non sono all'acqua. Magari il tuo compare che sta all'acqua e lavoro, forse. Il compare. È quello che devi fare il progetto. Da me il progetto, che col compare. Ah, ok. Quella lì lasciamo perdere, non l'ha voluto fare, è dato. E quindi lo fa da solo? Sì. Tu pensa, sì. Carino, si poteva fare insieme, non l'ha voluto fare. Perché no, io devo farlo da me, voglio far prima. Va bene, prego, accomodi. Sei figlio di puttana, che ti stava fare insieme. Eccolo. C'è la verità. Oh. C'ha ragione. Posso dire che cazzo di cambiava lui? Lui lo presenta. Scusami, gli si presentava insieme a febbraio. Bastava fare 30 diapositive in più, Dici te, devo fare calcoli, si fa insieme, ci si ritrovava come si è fatto ora, si poteva fare, no. E poi sfotte, ma sì, ma ti sei andato a complicare la vita. Pure. Sì, ma ha sfottuto più volte, si è andato a complicare la vita, ha fatto quello, ha fatto. Non metti un cazzo, non so neanche che cavolo mette d'azienda, c'è la tua, facciamo la tua. Ti lo dissi? No. Certo, ovvio. No? Che è invidioso? Ma che cazzo ne so? Tanto che il professore quando si fece la cosa pensava anche che si facesse insieme.
E disse no, si fa per conto suo. Sì, ma fare in una è complicato, in due almeno uno si divide i compiti, fa questo, fa quell'altro e si fa prima, in teoria. Lui ha fatto tutto, no, ma lui l'ha voluto fare da tutto. Oddio, gran parata. Non ho più riscato di aspettare questo e quell'altro. Scusami, ci siamo visti fino ad ora per quell'altro progetto. Appunto, si faceva questo, è un mese in più, festa finita. Tanto poi alla fine era una puttanata, andavi all'esame, gli presentavi il progetto e festa finita, come quell'altro. Ma no, invece devo fare tutto io con tutto il casino da fare da me. Ma sui dati e cose varie tuo padre non ti può aiutare? Che dati? Chiedo, no, quelli là che devi mettere. Ci ce l'ho, quelli l'ho fatti, anzi. Oltretutto, senti la furbata che lui ha fatto, perché lui è una furbata. Lui, l'azienda che ha fatto il l'altro progetto, l'ha messa anche in quest'altro, eh. Ah, beh. L'azienda. Quindi i dati climatici che si è calcolato di là. Già ce l'aveva pronti. Ce l'avevo già pronti, invece io me ne sono dovuti ricalcolare tutti i miei. Vedi che furbo, eh. Che simpatico. E dice sì, ma sono tre slide. Sì, ho capito, ma per calcolarli ci ho perso due settimane, porca leva. Te si è fatto insieme tutto quel calcolo, tutto un casino, te l'hai già bello e pronto. Glielo chiesi quando si era a novembre. No, io voglio fare per conto mio. Non è che ho insistito tanto. Potevo anche insistere, ma sembrava di essere un pimento di coglioni. E quindi l'avevo voluto lasciare stare. E quindi l'ho lasciato stare. Fosse stata un'altra persona, io in primis avessi detto si fa insieme e collo. E io ho detto, se si presenta lo stesso modo, sì. Quando la gente è coglione, non lo so. No, vorrei finire, lui manca due esami, poi ho detto a me, mi manca inglese, gli ha detto mi manca inglese, informatico, ho detto sì, vada lì. Ha finito. La fa la tesi, basta, ma finito. Ci sono due esami, l'inglese è una minchiata, l'ho fatto. Sì, scusami, l'inglese, mi informate. In inglese c'è da perdere un po' più di tempo. Ma insomma, oh, a forza di darlo lo passi in inglese, eh? Ah, beh, sì, questo sì. No, semplicemente per levarsi sta rottura di coglioni, poi chiaro gli altri esami li fa tutto da me. Magari te lo valuterà di più il professore, perché ce lo farà a te invece che farlo con un altro. Ma è uno che mi ne frega un cazzo, sta lì a muffone, dico una teoria. C'ha delle convinzioni che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Signor Antani, lui odia la rata, ti posso dire solamente questo, per lui deve esistere la rata. Ah? La rata più non deve esistere, non esiste la rata. Io dico, infatti nella rata non ce l'ho messo, però sinceramente la rata lo deve utilizzare. Un po' dimmi che non utilizzi, no, ma è peggiore la rata. Sì, sarà no, peggiore, ti costa. No! È vero, sì, no, è vero che c'è la perdita del terreno, però è una cosa naturale per contrastare l'erba, no, utilizziamo altri metodi tipo il pilo di servo. E utilizza il pilo di servo? Nessuno lo usa, perché? E lui invece è fissato con quello. E io ti dico che secondo me è più penso usare l'aratro. A me è una cosa naturale, ma il pilo di servo non inquina, no. Il gas che consumi, no? Semplicemente perché ci ha lavorato lui, allora c'è l'interesse. C'è un altro sistema per levare l'erba comunque. Tichini. Esatto. No, allora, per superfici piccole può anche funzionare. Ma non mi può dire che su 10 ettari o 5 ettari ci sa più. Vogliate inizi di fare. La Madonna. Prima o poi lo pulisci, che quando arrivi a pulire tutto il campo c'è da iniziare a decine. Appunto. No, io penso che quando inizi già è pronta la raccolta, fino a quando finisci. No, beh, su quello
filo di serbo non ha senso proprio. Ma che è un veleno? No, è una macchina che butta. È una macchina con dei bomboloni di gas, per che... proprio per essere precisi, è una macchina con GPL in realtà. Ah, ok. Che emette una fiamma che dura tipo un minuto massimo, che passa su una cottura e gli fanno shock termico, la cottura infestante, mentre la tua cottura non gli fa nulla. No, ok. Minuto al massimo, proprio ma anche meno. Sì, sì. Però ci vuole un coso per mandare quella, cioè ci vuole chiaramente, non è la mandi con lo sforzo del trattore, però il trattore consuma. Certo. Consuma tanto. Lì la bombola consuma. E come? Cazzo. La lato consuma, sì, ho capito, ma la lato non c'ha la bomba. No, oh, vabbè, la lato no. Appunto. No, ma la lato va male, quello va bene. Siamo perde. Diciamo che l'aratro è molto più invasivo. Sì, ho capito. A un certo stadio della cottura. No, no, ma io ti dico quando è finito tutto. Ah, beh, quando è finito tutto, cioè voglio dire. No, lui dice di non utilizzarla anche quando è finito tutto. Che è matto. Sì, così. Ma lo sai, mamma mia, Castolo! Lo sai, fallo! È matto, lo sai di chi parlo, quindi lasciamo stare. Sì. È matto? No, sì. Che cazzo. Sì, è matto, sì. Qui Miranda. Bah, peccato. Gran parata di Schmeichel la prima volta. Oh, Miranda. C'è gente ci crede. Io gli dico, sì, va bene. Ora io già mi dirò quello che porta in tutti i libri. Io ti dico che non va. Eccolo, 1-1. Grande così. Barocca. Io infatti non gliel'ho messo, poi mi dice lui. Ho messo ce lo metto. Oh, se mi dici di metterci, ce lo metto. Io non ce l'ho messo. Infatti, ha fatto bene. Qui Schmeichel non irreprensibile, eh? Il tiro di Barocca. Quando invece io sinceramente in un avvicendamento almeno una ratura ce l'avrei messa, però. E poi mi dice almeno una metto, cioè, ce la metto. Però prima non ce l'ho messo, quindi. Cioè, con che lo lavori? Con l'elpice strigliatore, secondo lui. No, più. Ho capito. Capito? E massimo utilizzare il coltivatore o il discissore, massimo. Ma come fai a lavorare solo con quello? Non smuovi la testa. Io vabbè. Ho capito, lui vuole così, io non è che posso inventare. Eccolo, 2-1, Barocca. La vuole così, la faccio così, non è che mi sta un po' con me. Poi secondo me è una puttanata, però. Assai. Ragazzi, in 2 minuti Barocca ribalta la situazione. Se lui la vuole così, si fa così, che bisogna fare. Che adesso prima dirti che è una puttanata, però. Fa così. Miranda. Oh, che cazzo, dai, era 3-1. Miranda sul dischetto. E Alpai si immola. Sì. E Daric che recupero, ok, vediamo cosa sta combinando. Chi è? Te che quella non me ne frega nulla di te. Sì, ora te frega nulla, ma in realtà non mi è mai fregato nulla di te, quindi. Eccolo e andiamo. Posso dire una cosa che ti farà bestemmiare qualcuno? Io sono, a parte che c'è Vieri in live con 17.000 persone, vabbè, quello è male.
2-1. Agganciamo l'Aston Villa in testa, fra l'altro. Capito? No, non ho capito. Aspetta, devo entrare su Twitch. Marsiglia Parma. Bene. E qui c'è errore. Madonna, la gente che sta male. No, dicevo, al primo posto in questo momento c'è Bobo Vieri, che sta a parlare di sempre le solite cose su Twitch, dicevo. Che bello. Oh, wow. Ah. One by ten. C'è, wow. C'è uno che avevo ammettato ieri in differita da, cioè in differita, scusami, off camera al signor magico, di cui non faccio il nome. Parla di politica, quindi lasciamo perdere. Ha scritto il titolo: domani mattina dimissioni Conte ufficiale. Ma sarà vero? Come no? Sì, è buono. Può essere. Io non credo, però. Penso che anche io domattina esco di casa e trovo davanti casa mia 1,5 milioni di euro. Esatto. Sfusi davanti l'occhio, no, le figlio. No. Lasciamoli lì. Va bene. Perché? Vabbè, lasciamo perdere. Marsiglia Parma. Ah, Luigi, c'è uno in italiano che si chiama Audrevi, Audrevi Y, che ha 13 spettatori su Eurotrack Simulator. Mi viene poi consigliato perché in questo, perché ho come giochi Eurotrack in italiano. Non so se lo conosce. No. Dos Santos. Fa anche l'album, non sei ora. Non l'ha fatto. Mamma mia, Zamenhof. Allora, vediamo un secondo chi... Oh, la notizia è di 4 ore fa, eh. Comunque dicono che Conte si dimette. Ah, allora è vero. Qua sta scritto così. No! Ufficiale. È ufficiale, crisi governo, news, Conte domani a Quirinale per le dimissioni. Io la pensi, prendo lo scudazzo con in faccia. Lo scuderei in faccia a quel stronzo di Renzi. Movimento 5 Stelle, PD e Lea sono con lui, avanti. Necessario a vista del voto in Parlamento di mercoledì 27 gennaio sulla relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. Rischierebbe di andare sotto dopo l'emissione, quasi più probabile è quello di un reincarico. Che è sta stronza? Come reincarico? Mi dimette per essere rincaricato di nuovo? Sì, fa un conte ter, conte terzo. Io veramente non parole. Sì, perché non puoi essere rieletto più di due volte. Mi sembra più di due volte. No, aspetta, più di due, di sì. Una o due volte non puoi andare sotto, mi sembra. No. Sotto una maggioranza, se vai sotto ti devi dimettere. Per poi, praticamente... Ah, ok. Che fa? Si rifà il terzo, poi di nuovo non ha la maggioranza, quarto, poi quinto, poi... Cioè, non ha senso, vediamoci. C'è stato due volte, basta. Con tutto il rispetto, Oh, guarda, c'è stato chi c'è stato anche 7 volte, vedi, sì, signor... però era dopo, no, lo stesso, la stessa legislatura, capito? Ah sì, no, beh, poi dici te è uguale, sì, in teoria sì, però alla fine sì, alla fine sì, però non come legislatura, però, però non come legislatura. Mamma mia, ma che cazzo di parata! Cioè... Ne abbiamo avuto il gobbo 7 volte presidente del consiglio. Ma che cazzarola! Che parata ancora del portiere del Marsiglia. Infatti l'hanno soprannominato il supereroe italiano. E poi c'è scritto un'altra cosa che ho letto.
Edito. Ah, non di conto. Mamma mia, Edito. E se ne va, mamma. Come cazzo ha fatto? Non fa. Edito l'aveva saltati tutti e poi è uscito il portiere. Che cazzarola. Nemmeno faccio l'angolo. Con chi sta giocando? Col Marsiglia. Ah, ok. Baioko. Mamma mia, Baioko, mamma mia. Baioko. Baiochino, se ti ricordi di Baiochi. È chiaro. Un'altra cosa che mi salire spima. Un'altra cosa. Oh, no, che cavolo, mi sono fermato, vaffa. No. Ehi, gran pallone batteria. Messo fuori. Dai, vai Cellini, vai Cellini. Cellini. Ehi, che cazzo, da. La Madonna. Ma che è Couto qui? Mi ha fatto l'intervento. Fernando Couto, lo spaccatore di ossa, di gambe. Come ti entrava lui, non ti entrava nessuno. Che senso? Nelle gambe. Esce anche la variante brasiliana. Anche lì. Ti metti a ballare la samba. Caso. Quando sei nel letto domenica, attenzione per te, da domenica 14 regioni in zona arancione, USA bloccano quasi tutti i voli con l'Europa, ma von der Leyen chiama AstraZeneca a rispettare i tempi di consegna, i casi di Covid si avvicinano a quota 100 milioni, Francia verso un terzo lockdown per diffondere nuove varianti, scatta gli usi lo stop all'ingresso ai cittadini della Gran Bretagna e altri paesi europei. Basta, Brasile 26.000 contagi. Non ho capito, ma domenica 26 regioni, scusa, 14 è scritto. Ma italiane dici? Sì, sì, Italia. Zona arancione, non rossa. Ma come cazzo? Ma com'è possibile? Madonna santa, a porta vuota l'altra volta. Madonna santissima. Aspettate, questo è clamoroso, se è così siamo veramente messi male, cioè non noi, ma Spagna, record nel weekend, 93.822 casi e 767 morti. Oh, Davide, 100.000 sono tanti, Guarda che... No, ci sono, Io penso che, non so, ma anche qui si torna... Per esempio, Francia, discoteche pronte a diventare centri vaccina. Spagna per mutamenti negli hotel crollati del 73% rispetto. Te credo. Dai. Te credo. Spagna, secondo paese più visitato al mondo dopo la Francia prima la pandemia. Infatti io ci vado in vacanza. In Francia? Sì, poi andavo anche in Spagna. Dai. Mi raccomando, si faccia anche una samba in Brasile, mi raccomando. Senti, poi salga al chi ce l'ha il Covid. Quindi lasciamo perdere. Vuol dire 9,6 miliardi di cibo nel mondo. Ricordiamo che David è un portatore sano. Poi pesta con gli altri. Poi alla fine del suo viaggio vada anche a Corcovado e si faccia una bella croce. Andando a Gesù Cristo, perché... e che bai, e dai, vabbè, e la Madonna, andata bene, che... e poi se ne venga al ritmo di pepe pepe pepe, come dicono altri, che non si può dire, è un complotto. Sì. Questo è un complotto, bello e buono. Eh.
Eccolo. Il pareggio di Miranda. Mamma mia. Adia. Bel gol. E Miranda. Vada là. Vamos alla Italia. Lockdown in Olanda. Centinaia di arresti. Allora, hai visto pure che cazzo sta succedendo là in Russia? Allora sento la mia amica su Olanda, che ne pensa? È Rutte, coprifuoco ancora necessario. C'è Rutte. Rutte? Ma è uno che sgassa? È dimissionario, Mark Rutte. Ma Rutte? Se Rutte... Ah, ho capito, è la versione olandese di Maria Ruto. Maria Teresa, esatto, sono le ultime notizie. E allora, oh, che palle lui. Che cazzo è successo? Cioè, Maria Teresa Rutta o Ruta. Sentite che purtroppo è il problema, primo caso di variante brasiliana. Italia tra paesi con zone rosso scuro ad alto rischio Covid, Unione Europea. Da domenica 14 giorni in zona arancione, a causa dei ritardi nella consegna dei vaccini, da oggi priorità richiami. Slitta di un mese la campagna vaccinale per gli over 80. Bene. Che male. Quando dico bene vuol dire male. Fino ad oggi ho amministrato 1 milione di dosi. Con ritardi, rischio arrivi in variante. Da oggi aprono le scuole e tornano in classe 1 milione di studenti, ma sono previste anche manifestazioni di protesta. Ricciardi, serve un mese di zona rossa e scuole chiuse. Ma va? Quelli che cazzo è che sta protestando la Lombardia? Perché praticamente in pratica ci hanno mandato al governo. Cioè, governo, al Ministero della Sanità. Che cazzo! I dati falsi. Ma se tu mandi i dati falsi, è normale che poi finisce. Sì, ma andato... Cioè, che cazzo! Guarda, dice, 4 regioni italiane potrebbero passare in fascia rosso scura, una zona colorata ad alto rischio. Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Porto. Dai! Allo stesso tempo qui parla l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna poi questa notizia, dalla prossima settimana tornano le lezioni in presenza nell'università. Che cazzo si sento? Va bene! Come lo fanno? O a ideogrammi? Santo Dio, Alfonso di merda. Cazzo ha segnato. Ci ha mandata dentro il mio portiere. Ecco. Che cazzo. Le fa fuori due. Olè. Ragazzi, questa è l'ultima. Sì, vabbè. Credo che abbiamo fatto il girone d'andata. Tipo. Dici? Chi parla del coso, dice gli anticorpi monoclonali che sembrano qualcosa facciano. Disponibile a maggio. A voglia di qui a maggio. Tempo 4 mesi sempre. Maggio è dietro l'angolo. Subito arrivo. Già è finito febbraio, già è iniziato febbraio. E comunque in Francia ha messo male, verso un nuovo lockdown. Davide, ci si arriva anche noi al lockdown. Vai di nuovo. Sì. Io domenica ero a Lucca, c'era una piena incredibile, tutti accanto e la maggior parte era senza nulla. Per ora non sembra, te dici ci si arriva entro quanto, entro un mese? Entro un mese, penso. Sì, a fine febbraio saranno tu in zona rossa. Ragazzuoli, io salvo. Sì. E niente, io ringrazio Luigi, ringrazio Davide per avermi fatto compagnia, ringrazio Marco per essere passato e noi ci becchiamo domani, vediamo con cosa. E niente, buona serata a tutti.
Mi raccomando, non spegni la console perché altrimenti non salta. Buono. Buonanotte.